peggioratizia la situazione. Beh, effettivamente non è una brutta idea camminare all'indietro. Bello però. Per chi non mi conoscesse, sono Stefano Petroli, faccio lo sviluppatore e amo viaggiare. Il mio obiettivo è raccontare i luoghi che vedo con la speranza che più persone possibili partano per avventure che li cambino la vita. Questa è la prima giornata alle Faroe, sono le 10 del mattino, stiamo aspettando che arrivi la luce. Ovviamente ci sono le nuvole, ma questo è normale. E siamo venuti nella cascatina che c'è in cima. Oggi è dato vento, quindi vedremo quello che riusciamo a fare. Però comunque sembrano davvero belle le Faroe. Prima di continuare facciamo un recap delle isole Faroe. È un arcipelago di 18 isole tra l'Islanda e l'Inghilterra. Si entra dall'aeroporto di Vagar, dove abbiamo preso una macchina e siamo andati subito in ostello lì vicino. Per dare un contesto più dettagliato vi dico solo che le isole principali sono Vagar, dove avevamo l'ostello, poi subito dopo Streymoy, l'isola più grande, dove al fondo c'è la capitale Tórshavn, che nel corso del video visiteremo spesso. Successivamente Eysturoy, poi Bordoy e tutte le altre del nord che vedrete più avanti. A sud invece abbiamo Sendoy e Suðuroy, entrambe raggiungibili solo in traghetto, ovviamente non siamo riusciti a vederle. Piccola parentesi velocissima sui collegamenti: quasi tutte le isole principali sono collegate da tunnel sottomarini, quasi tutti a pagamento. La media è molto alta, circa 13 euro a passaggio. Solo tra Streymoy e Eysturoy si può passare tramite un ponte gratuito, evitando il tunnel super nuovo con tanto di rotonda sottomarina per la diramazione, che costa un sacco di soldi. Detto ciò, riprendiamo pure il video. Cos'è che hai detto? Che sarebbe dopo Surbagur, giusto? Quello, esatto. E lì c'è l'arco che è il simbolo delle Faroe, che purtroppo non possiamo arrivarci, vicinissimo, ce lo vediamo da qua. E avevamo conosciuto nel nostro ostello un ragazzo italiano che di lavoro fa la guida turistica in Islanda ed era già stato alle Faroe ben 25 volte. Si unì a noi quella giornata per scattare qualche foto che, non lo so, forse avrebbe usato per il suo libro che stava scrivendo. Siamo a Saxby, abbiamo preso nell'interno dell'altra isola, non in quella in cui abbiamo l'hotel. L'isola sarebbe l'isola di Streymoy, quella grande. Qui si trova la Saxon Church, una bellissima chiesa che si affaccia su un lago. Sotto c'è anche una casetta cui il proprietario è famoso per essere avverso contro i turisti, le volte sparando colpi di fucile in aria, e se ci sono droni spesso li butta addirittura giù. Se mi buttava giù il mio gli davo fuoco alla casa. Sta il benzina. Fettino. Ancora non lo prezzo. Le ore di luce erano soltanto 5, ma dovevamo pranzare in qualche modo, quindi una tappa veloce all'autogrill era perfetto. Finalmente il caffè. Era buono, in realtà lo macino anche. E poi di nuovo subito in viaggio, più veloce del vento. Allora, qui abbiamo cambiato isola. Siamo sulla terza isola rispetto a quella che abbiamo l'hotel. Volevamo arrivare a... non so neanche il nome, però la strada è bloccata, quindi ci siamo fermati qui, andiamo dalla costiera. Più precisamente eravamo a Eysturoy, un piccolo paese, non è l'isola di Eysturoy. Ci siamo fermati giusto un paio di minuti, il paese era molto bello, inoltre c'era anche un campo da calcio, anch'esso spesso fotografato. Allora, siamo a Fuðingur, nell'isola di... L'isola era sempre l'isola di Eysturoy, non ci eravamo spostati, avevamo solo cambiato versante. Proprio in mezzo alla neve. Siamo fermati qui così. Allora, il nostro piano in realtà era raggiungere Jovj, che non so come si pronunci. La stradina che passava tra le montagne era troppo messa male, ci siamo quindi goduti la vista e poi siamo scesi verso la capitale, che ormai era quasi buio. Parcheggiata l'auto, abbiamo fatto una passeggiatina, giusto il tempo di arrivare in un bar bello caldo, tra l'altro era praticamente dentro una libreria. Siamo in una libreria, questo è il nostro bar. Figo, bello, bello. Non c'è qualche libro in italiano?
E ho detto, ah, carbonara. È proprio la carbonara. E ci sono i funghi. Standard. Ora che non c'è troppo vento, vi dico che la prima giornata è finita. Abbiamo girato un po' il nord. C'era molto vento, quindi praticamente uscivamo, facevamo foto, poi rientravamo in macchina. E però comunque anche solo girare in macchina. Ora siamo nella capitale, ci stiamo prendendo un caffè. Anzi, in realtà una cioccolata calda. Facciamo merenda. Giriamo anche la città, che è molto bella, con le luci. Luci natalizie, molto bella. Bello vero. Qui non so se rende, ma è molto bello. Ah, così rende meglio. Tutto il clima natalizio che c'è. La giornata ormai stava volgendo al termine, dovevamo ancora tornare in ostello, mangiarci qualcosina e magari, non so, sfogliare una rivista di luoghi che non avremmo mai potuto vedere in inverno e dormire, che domani una nuova giornata ci aspettava. Giorno 2. Allora, oggi, come ieri, ma nevica anche, un po' di bufera. Stanotte c'è stato un sacco di vento, però io sono riuscito a dormire molto bene, anche se c'era vento. Sembrava dai rumori della casa che se ne stesse per andare, però ha retto benissimo. Direi che sono abituati. Per adesso niente, ci dobbiamo muovere perché, come vedete, è già giorno e sono le 9 del mattino e bisogna muoversi perché le ore di luce sono veramente buone. Ho fatto colazione, caffè e latte a sto giro. Se lo siamo fatti nella moca addirittura, abbiamo una buona moca e cereali. Top colazione. Comunque è vero che d'estate è meglio, ma io ho scelto di venire qua in inverno proprio sperando che trovassi questo tempo qui, quindi neve e bufere, sì, per avere un contesto innevato ma in una location straordinaria. Eccolo qua il nostro hot doghino. Ma allora siamo a Klarvik. Siamo molto al nord, siamo forse la città più grande che c'è verso nord. Adesso stiamo facendo un mini trekking piccolino per vedere un punto panoramico degno di nota, secondo me. Come ce la facciamo? Qui dietro c'è un paesino, molto bello, siamo un pochino in alto. Questo punto in particolare si chiama Klakkur. Normalmente si dovrebbe scalare la montagna che avevamo dietro di noi, ma per fortuna c'era un piazzale in basso facilmente raggiungibile, dove siamo comunque riusciti a vedere la vista. Dovete avere pazienza con questo cappellino, mi serve, è necessario. Comunque è uscito il sole. Come in 5 minuti è arrivata la bufera di neve, si è coperto tutto. Niente, torniamo alla macchina per il momento. Questa bufera, devo dire, veramente, veramente incredibile. La situazione è peggiorata ancora di più. Ma la cosa assurda è che io ero stradivertito, cioè mi stavo veramente divertendo un sacco. Peggioratissima la situazione. Cosa fai? Vieni all'indietro. Non è una brutta idea camminare all'indietro. Guarda che roba. Nemmeno più noi. Guarda che roba. Ricreiamo la temperatura estiva. Le foto ormai le avevamo già fatte, quindi ci siamo mossi per fare un pranzettino al volo in città. Il nostro pranzo, cioè guardate quanta poca carne mi hanno messo. Pochissima. Poi tutte patatine, praticamente 20 euro di patatine e salsa. Ci siamo mossi subito dopo a... aspetta che lo leggo, Svartidalurfoss. Vabbè, una cascatina che però non siamo riusciti a raggiungere, ma abbiamo trovato il suo posto delle capre. Sì, delle capre, molto simpatiche anche. Allora, siamo nel punto più a nord di tutte le isole Faroe. Abbiamo un panorama molto bello, molto bello. Abbiamo queste montagne veramente e questa scogliera qui, dove le onde si scagliano dell'oceano, veramente... wow. Questo era il Vidarei di Viewpoint. Ragazzi, veramente un capolavoro di posto. Non ce lo aspettavamo. Qui possiamo mirare meglio la forza del mare sulle rocce. Deve diventare buio. Purtroppo siamo arrivati un pochino tardi. Ma vai. Bravo. Qui ragazzi, il mare era davvero davvero una furia, una bellezza vederlo. Ah, gli ali da sole. Mi riposo un attimo in macchina mentre invece è andato in giro. Speriamo che torni. Inizia a diventare buio e siamo molto lontani da casa. Ma non è un problema, cioè nel senso, si torna col buio, si torna però. Abbiamo ancora fatto un pezzo di strada fino ad arrivare a
sentite, ve lo metto a schermo, eh. Qui comunque sto dicendo che guarda che bella la chiesetta, poi qua ci sono delle scogliere, ma non riesco a fare nulla perché c'è una bufera di neve assurda. Per di più non si vede niente. Però ragazzi, gran serata. Seconda sera a Torshavn. Oggi siamo arrivati un po' prima e c'è ancora un po' di luce, tutto è nevato. Andiamo a prenderci di nuovo una cioccolata calda, un caffettino, sempre nel solito posto perché è il migliore. La neve a me fa veramente impazzire, ma mi mette un sacco di gioia. Puoi vedere la capitale innevata, un'atmosfera magica, veramente, veramente bello. Un canottino, se no c'è l'unicorno. Carnina, insalata con mela. Aggiungiamo al nostro pasto anche questa roba qua, che in realtà non ho praticamente mai mangiato. Proviamo. Come fa a fare così schifo? Me lo chiedo anch'io. Ma basta, tanta roba. Vi faccio vedere come negli ostelli sono tutti dei coglioni. Vedete, adesso io ho tolto, ma qui era tutto pieno di tazze. Queste qui erano tutte qui. Allora, cosa metti le tazze dove ci sono i cosi dei piatti? Vedete, questi ci sono dei piatti. Poi, non abbiamo una spugna. L'ho dovuta comprare io. Poi ora vado fuori, ma il gatto che fine ha fatto? Nessuno si chiede dove è il gatto. L'avranno chiuso fuori? L'avranno chiuso fuori il gatto, guarda. Felix? Zio fa, l'hanno chiuso fuori. Ma ti hanno chiuso fuori? Ma se non ci siamo noi che ce lo ricordiamo, cosa stai fuori tutto il tempo? Ed eccoci arrivati alla terza e ultima giornata, forse la più difficile. Quest'oggi verso la cosa spesa. Un'orettina di camminata, facile, ma il freddo la rende un po' più difficile. Però oggi, giornata incredibile, molto bene. Questo è il lago, questa è la montagnetta. Praticamente tu costeggi tutto e arrivi qui. Questo è il trekking per la famosissima Trelanipa, ma non so come si pronuncia. Tradotto letteralmente la rupe degli schiavi. Infatti, secondo una vecchia storia, da questa scogliera altissima un tempo venivano gettati gli schiavi che risultavano inadatti al lavoro. Oltre al passaggio incantevole, durante il cammino, una volta arrivati in cima, si può ammirare l'effetto che fa il lago sospeso con la scogliera che lo regge. In cima il vento era fortissimo, si faticava a stare in piedi. Ho anche avuto il coraggio di alzare il mio drone, gli ho fatto fare un brevissimo giro, viste le condizioni quasi impossibili, ero convinto di perderlo questa volta. Sembra assurdo, ma quella giornata l'abbiamo passata praticamente soltanto per fare quel trekking lì. Il clima nordico ti mette sempre a dura prova, ma se ti impegni potrebbe decidere di premiarti. E lo fece, regalandoci per qualche minuto dei raggi di sole. Tramontando! È un tramonto incredibile, alle nostre spalle. E con questo, la nostra avventura finisce qui. Siamo finiti così. Mangiare pizza indiana con salmone, forse delle Faroe, boh, chi lo sa. Ma sì, dovrebbe essere delle Faroe. E è così.